Il microbiota intestinale è l'insieme di tutti i batteri che abitano il nostro pancino, soprattutto l'intestino crasso, là ce ne sono veramente tanti, ecco. Il motivo per cui abbiamo problemi, ragazzi, è quasi tutto da attribuire a uno squilibrio di questo insieme di batteri. E questo insieme di batteri, per ciascuno di noi, ha una storia in particolare. Ciascuno di noi è diverso. E non è solo diverso nel proprio DNA, nelle proprie forme, nelle proprie abitudini, ma è proprio diverso anche perché ciascuno di noi ha una quantità, una distribuzione di batteri che è personale. Ma perché ce l'abbiamo uno diverso dall'altro? Ma metti che io vivo nella stessa città di Ivan, in ufficio con lui, e ho più o meno le stesse sue abitudini alimentari e di stile di vita e così via, perché dovremmo avere un microbiota differente? Ci sono tanti motivi. Intanto il tuo microbiota, ragazzi, parte da quando nasci. Il parto determina il primo imprinting che riceve il tuo microbiota. Ecco, se già uno ha avuto un parto naturale è una cosa diversa da un parto cesareo, perché il parto naturale, essendo che il figlio ha un contatto diretto con i batteri, quelli della vagina della mamma, beh, prende un primo imprinting dalla mamma, perché gli viene trasmesso il primo microbiota proprio dal corpo della mamma. Poi l'allattamento che fornisce un sacco di nutrimenti per i batteri buoni. Infatti i batteri che il bambino ha già nell'intestino poi proliferano a seconda di come è allattato. Se la mamma per caso non ha latte e allatta con latte artificiale, le cose sono un pochino diverse. Il bambino crescerà con un microbiota diverso da un altro che invece è stato allattato al seno, ok? Poi c'è lo svezzamento, può avvenire a un anno, può avvenire a 6 mesi. Con cosa viene svezzato sto bambino? Se viene svezzato con cibi che contengono dei batteri, è una cosa diversa che se viene svezzato con un cibo conservato, per esempio, ok? E poi il bambino cresce, vive in un ambiente, e questo ambiente è fatto di varie cose. Magari ci sono dei gatti, magari ci sono dei cani in casa, giusto? Beh, questi portano un contributo anche loro al tuo microbiota. Quindi capite quante variabili ci sono. Se noi, invece di farvi fare le analisi, perché alla fine, ragazzi, bisogna fare le analisi del microbiota per capire com'è. Se invece di fare le analisi noi vi facessimo un'intervista, ma tu hai avuto cani, hai avuto gatti, hai avuto un parto cesareo quando sei nato, hai avuto... Sì, sono tutte cose importanti, ma alla fine sarebbe impossibile dedurre, non so, 40, 50 anni della vostra storia e capire com'è il vostro microbiota intestinale. È veramente assurdo, no? Non succederà mai che lo capiamo. Invece lo andiamo a misurare. Ma qui vi faccio proprio un riassunto di quante sono le cose che possono succedere a un microbiota, quanto può cambiare. L'ambiente, dicevamo, vivi in città, in mezzo alle case, in mezzo alle strade, oppure vivi vicino a un bosco, vicino a un giardino, vivi vicino a una foresta, chi lo sa, o a un lago, o in montagna. Queste cose qua influenzano tantissimo. E vi assicuro, ragazzi, che queste cose sono ancora capite solo parzialmente. Di recente, per esempio, sono state fatte delle ricerche molto molto precise che mostrano come quando tu vivi in mezzo a un ambiente verde, in mezzo a una foresta, a un bosco, avete presente quando vi sentite tanto bene a stare in mezzo al verde, in mezzo a un bosco, ti senti, ah, mi sento rinato. Beh, forse è anche perché sei andata a fare una passeggiata, hai dimenticato i problemi. Vero, ci sono anche però dei fattori molto diversi, cioè dalle piante, dall'ambiente, noi riceviamo delle microparticelle che accendono o spengono parti del nostro DNA. Avvengono delle cose che sono quasi magiche. Il nostro ambiente ha perfino più influenza di quanto immaginassimo una volta. È veramente molto molto influente, ok? Ma non è finita. Poi nella vita non è che va tutto dritto e tutto facile. Magari subisci degli interventi chirurgici. Io sarei morto 3 volte se non mi operavano. Però questi interventi hanno influito sul mio microbiota intestinale. E poi c'è questa maledetta malattia che è l'invecchiamento. Possiamo proprio considerarla una malattia, cioè gradualmente il nostro corpo peggiora e indovinate un po', peggiorano anche i nostri batteri. La nostra distribuzione è diversa quando siamo vecchi. Ci sono proprio delle differenze misurabili tra una persona anziana e una persona giovane in termini di microbiota. Hanno proprio delle razze diverse. Abbiamo delle razze diverse quando siamo vecchi che proliferano. Quindi sono cose molto interessanti da capire ed è questa roba qua è sempre più studiata e sempre più capita, ok?